errori, due espulsioni, manca il vero rigore. Teramo KO sul campo della Casertana, 2-0 il verdetto finale. I biancorossi lottano ma si complicano la vita. Nel primo tempo gran ritmo dei campani. Paci rilancia Vittorini e rinuncia a Diachite, entrato in corso d'opera al suo posto Trasciani. A metà campo Ilari con Arrigoni e Santoro, davanti Bombaggi e Costa Ferreira a supporto di Pinzauti. Indisponibili Lasic, Minelli, Mungo e Soprano. Per contro l'effervescente casertana di Guidi, che in casa fatica non poco, ben 5 KO al Pinto, appena 8 punti in 10 partite. Difesa più perforata del girone, con 36 gol come il Bisceglie. 4-3-3 in attacco il tridente rosso, cuppone Turchetta. Inamovibile sulla fascia mancina Cristiano Del Grosso, 38 anni il prossimo 24 marzo, un autentico esempio. Subito un errore di Piacentini e prima limpida chance per Cuppone, faccia a faccia con Lewandowski che sventa. La risposta del Teramo non si fa attendere, sponda di Costa Ferreira per Bombaggi che elude Konaté in diagonale, spaventa Vella. In evidenza Trasciani al minuto 24, spezza e riparte il difensore Scuola Roma, si propone, riceve da Pinzauti e per poco non beffa Vella. 27esimo, primo giallo combinato a Davide Vittorini per questo intervento su Turchetta. Quindi destro di Cardi, versante opposto, Pinzauti ispirato dal tocco di Costa Ferreira ma anticipato da Vella. La casertana decide di rompere gli indugi. Baricentro alto, ritmo, intensità, sempre schermato a rigore. Il Teramo insomma fatica a costruire. La casertana corre di più e meglio. Minuto 41, improvvido Vittorini, in palese ritardo su Izzillo. Troppa irruenza, secondo giallo, Teramo in 10. Solare palla gol per Cuppone che di testa spreca l'impossibile. Ripresa, la partita è la stessa ma a cambiare lo scenario meteo, bufera di neve, subito pericolosi i padroni di casa che al terzo sbloccano il punteggio. Leggerezza a dir poco clamorosa di Costa Ferreira, scalato nel frattempo in difesa dopo l'espulsione di Vittorini. Un cadeau per Cuppone che infila Lewandowski, 1-0 Casertana. Il Teramo non accusa e sebbene in 10 reagisce, piazzato di Bombaggi, Avella alza in angolo. Poi Birligea, subentrato a Pinzauti, si coordina. Del Grosso quasi ad immolarsi in chiusura. Palla deviata di niente al lato. Chiere Mateng in campo al posto di Bombaggi. Soprattutto il debutto del classe 2000 che anticipa Vella e va giù in area. Contatto evidente, il rigore c'è tutto, ma Saia di Palermo facendo di continuare. L'azione appunto prosegue, da censura l'intervento di Piacentini su Matese. Rosso diretto per il centrale biancorosso, Teramo in 9. E al 93esimo, fine dei giochi col raddoppio di Turchetta. Rimpianti sì, manca è vero rigore, ma troppi errori. Questa volta il Teramo si è complicato la vita.